abbiamo pareggiato contro una squadra fortissima che lotta per lo scudetto, è prima in classifica, quindi è un grande orgoglio come abbiamo affrontato comunque questa partita. Per noi era importante dare una scossa dopo la partita di Livorno e credo che poi l'abbiamo fatto. Oggi abbiamo fatto una buona partita anche di carattere. Sì, una bella soddisfazione, poi io ho pensato al Toro, quando ho segnato comunque ero contento per i miei tifosi che mi stanno dando tantissimo, i miei compagni, quindi non ho pensato chi avevo di fronte, quindi è stata una grandissima emozione, comunque poi è contribuito comunque a un pareggio, un punto importante per noi, quindi va bene così. Sì. Ma per questa partita credo era giusto giocare in questo modulo perché loro si schierano un 4-3-3, abbiamo provato sin dall'inizio della settimana magari giocando così, il mister era convinto di giocare così, quindi ci siamo trovati bene perché poi l'anno scorso ci abbiamo giocato tutto il campionato e penso che sia stato importante perché con questo modulo abbiamo messi abbastanza in difficoltà. Piero? No, penso che abbiamo meritato il pareggio perché abbiamo comunque continuato a macinare il gioco, perché l'abbiamo fatto sì pure al primo tempo, abbiamo avuto 2 occasioni, il secondo tempo lo stesso, quindi penso che il pareggio poi sia giusto perché il Toro non meritava di perdere oggi. Avete affrontato le prime 5 in classifica, la Roma la più forte o c'è qualcun altro che ha pressionato di più? No, la Roma è la più forte secondo me.